One Podcast. Per questo mese di luglio ho pensato di farvi riascoltare le puntate con i film che non possono assolutamente mancare nella vostra cineteca. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Salve! Se avete voglia di un film molto divertente, una commedia dolce amara dal tono surreale che esplode in tutta la sua napoletanità, allora questo è il film che fa per voi. Si intitola Incantesimo napoletano. Negli anni 20 del secolo scorso, la piccola Assuntina Aiello, un nome e un cognome inequivocabilmente napoletano, si esprime però con una modalità vicina al dialetto milanese. Ma non solo, rifiuta tutti gli stilemi tipici della cultura partenopea, compreso il cibo. Per esempio, preferisce il risotto alla pizza, non disdegna il panettone e rifiuta la pastiera. Uno smacco, un'onta, una vergogna per una famiglia napoletana verace. Un guaio al quale bisogna porre rimedio a ogni costo, per esempio spedire la figlia in una vacanza studio a casa degli zii a Torre Annunziata, i quali parlano un dialetto talmente incomprensibile da non sortire nella ragazza alcun effetto. Assuntina non mostra nessun progresso e viene apostrofata col soprannome di Cotoletta. Cresce, vive e si comporta come se fosse sempre al riparo delle guglie del Duomo di Milano. Il racconto arriva a coprire un arco di un'ottantina di anni e accompagna la vicenda di Assunta fino alla terza età, in quanto è proprio lei a ripercorrere la storia della sua vita. Mia figlia è strana. La figlia? Assuntina. Mia figlia parla milanese. Come parla milanese? Tu parla napoletano, gli parla napoletano. E se parla milanese? Un marò. Sta bambina. Sta schifosa. Sta schifosa. Ci sputò il ragù da un piatto, ma così senza dire una parola. È bene sottolineare che questa storia surreale non rappresenta altro che un espediente per un'interessante satira di costume nei confronti della cultura napoletana. È un film che, pur esaltando i classici simboli che caratterizzano la vita di chi nasce, cresce e vive all'ombra del Vesuvio, prende le distanze dai luoghi comuni che caratterizzano questa porzione di Italia da sempre. E scandaglia, con una certa leggera ferocia, anche i rapporti umani condizionati dagli intrecci familiari, perché sostanzialmente si parla di accettazione e diversità. Le differenze fra nord e sud sono un semplice pretesto per parlare di qualcosa di più profondo, che non sia la classica contrapposizione tra Milano e Napoli. I tratti che caratterizzano i partenopei, come quelli meneghini, non vengono infatti esaltati allo scopo di alimentare una rivalità culturale. Nessuna delle due filosofie di vita esce migliore o peggiore dell'altra. Il dualismo rappresenta un espediente per esplorare la tolleranza in senso universale. La cioccolata ti piace? Sì. Le sfogliatelle? No. Il panettone? Sì, mi piace. Allora mi fai a posto. Lezione numero 1. Avenna Stangoppo Tavolo. Avenna Stangoppo Tavolo. Agatta Stangoppo Cummo. Arsa Agatta Stangoppo Cummo. È l'opera prima sul grande schermo di Paolo Genovese e Luca Miniero, dopo una carriera costellata da spot televisivi di successo. Per entrambi i registi, autore di soggetto e sceneggiatura, si tratta del primo di una lunga serie di commedie che ha caratterizzato il cinema italiano degli ultimi anni. Il film è retto sostanzialmente dalla caratterizzazione dei protagonisti, che sono Gianni Ferreri e Marina Confalone, che per questa interpretazione si aggiudica il David di Donatello come miglior attrice protagonista. Entrambi i registi portano a casa il Globo d'Oro come miglior opera prima del 2002, riconoscimento aggiudicato anche a Chiara Papa come miglior attrice emergente. Curiosità. La pasticceria Scaturchio, nota per la pastiera, ha ideato un dolce che in onore del film mescola la tradizione napoletana a quella milanese. Incantesimo napoletano è disponibile su Prime Video. Fazzoletti 2 su 5. Un film comico e surreale con una strepitosa Marina Confalone. Buon divertimento! A domani!